Buongiorno a tutti e benvenuti al primo dei quattro webinar del programma di formazione online Web in Spain, realizzato dall'Ufficio Spagnolo del Turismo. Buongiorno a tutti, grazie per accompagnarci in questo primo webinar. Perché la Spagna? Sono Jorge Rubio, il direttore dell'Ufficio Spagnolo del Turismo e oggi saranno qui con tre importanti realtà del turismo. Susana Giacobelli, direttrice di Vueling in Italia, Maurizio Paquin, Contracting Manager di Veratur ed Elia Salvini, International Sales Manager di Paradores. Perché la formazione? L'Italia è il quarto mercato emissore per la Spagna dopo Regno Unito, Francia e Germania. La Spagna ha superato i 4 milioni di turisti italiani nel 2017 per questo. Una delle linee strategiche fondamentali è la formazione degli agenti. Per questo è nato lo Spain Specialist Program. È il programma di formazione online per i professionisti. Nello schermo vedete il link. Il campus online consente a ogni utente di frequentare i corsi in base alle proprie esigenze. Tutti i corsi sono gratuiti. Completando il percorso esperto sulla Spagna, viene rilasciato l'attestato Spain Specialist, che comporta alcuni vantaggi, per esempio priorità per partecipare al nostro fan trip, inviti per partecipare ad attività organizzate dal nostro ufficio. Adesso vi lascio con Arturo Scudero che vi spiegherà perché la Spagna come destinazione ideale per il turismo enogastronomico familiare e urbano. Grazie a tutti. Ecco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti i partecipanti in questo primo webinar Perché la Spagna. Io, mentre si carica la presentazione, sono Arturo Scudero dell'Ufficio Spagnolo del Turismo e io vi spiegherò il perché abbiamo scelto questi tre segmenti che sono il turismo enogastronomico, il turismo familiare e il turismo urbano. Vado all'inizio della presentazione. Vediamo un attimo. Okay. Allora, vi spiego il perché abbiamo scelto il turismo enogastronomico. Molto semplice, perché
Il 15% dei turisti internazionali che arrivano in Spagna, come vedete, hanno la motivazione gastronomica, dunque rimane una delle principali motivazioni di viaggio nel nostro paese. E che cosa possiamo fare in Spagna? Ovviamente andare in ristorante è sicuramente l'attività enogastronomica più chiara e più facile da capire, però in Spagna abbiamo altre attività, per esempio fare gli itinerari di tapas. A questo punto vorrei ricordare che secondo l'Holyplanet l'itinerario di Pinchos di San Sebastián è stata dichiarata l'esperienza gastronomica migliore al mondo. Potete fare anche degustazioni di vini, visitare cantine. In questo caso in Spagna abbiamo le cantine avveniristiche della Rioja Alavesa. Ovviamente possiamo anche visitare musei enologici, anche i mercati centrali delle principali città, alcuni li conoscete già, come quello di Barcellona, della Boqueria, oppure quello di Madrid, di San Miguel. Ovviamente potete anche acquistare prodotti gastronomici locali e anche prodotti enologici locali. Però io per cercare di spiegarvi e di farvi capire quanto è importante questo segmento in Spagna, ecco qua alcuni dati. Per esempio, non so se sapevate che in Spagna ci sono 174 stelle Michelin, in modo che la Spagna è il quinto paese al mondo per ristoranti stellati. Questo dà, diciamo, offre, no, è un dato che dà un'idea dell'importanza dell'enogastronomia anche di qualità. In Spagna abbiamo la superficie di vigneti più stesa al mondo. Abbiamo 90 denominazioni di origine controllata per il vino e 190 per i prodotti gastronomici. Mi sentite bene? Stavo dicendo, ecco, grazie. Per i prodotti gastronomici di qualità abbiamo 191 denominazioni di origine protette. Dunque parliamo di formaggio, parliamo di prodotti gastronomici singolari che comportano altrettanto paesaggi culturali e naturali singolari. Ma non è Perfettamente. soltanto l'enogastronomia, ecco qua una delle cantine che vi dicevo contemporanee nei paesi baschi, non è soltanto, diciamo, l'importanza del turismo enogastronomico, abbiamo anche l'importanza del turismo familiare. Per questo io vorrei soltanto darvi due dati. Uno, che in Italia ci sono circa 20 milioni di vacanzieri, che solitamente è composto da nuclei familiari, che cercano pulizia, prezzo e sicurezza. Proprio per questo la Spagna, è la destinazione ideale, in quanto, abbiamo delle zone climatiche completamente diverse che, diciamo, riescono a coprire ogni esigenza durante tutto l'anno, e per esempio per quanto riguarda la pulizia o la sicurezza, la Spagna è il paese con più bandiere blu nelle spiagge, abbiamo oltre 560, il che ovviamente è indicativo della qualità e la sicurezza e i servizi delle nostre spiagge. Ovviamente non c'è bisogno di parlare dei parchi divertimento, la cultura e l'arte in famiglia e tutte le, diciamo, attività che si possono fare anche in natura, sempre in famiglia. Infine, noi vogliamo anche, durante tutta la serie di incontri, vogliamo sottolineare l'importanza del segmento del turismo urbano, perché in Spagna, abbiamo sei grandi centri urbani, caratterizzati di un'importante offerta sia commerciale, sia culturale e sia dal punto di vista dello shopping. Giusto per farvi capire un po' qual è l'importanza, secondo uno studio della Global Shopper City Index Europe, Madrid è la seconda migliore capitale europea per fare shopping, soltanto dopo Londra, il che per voi agenti di viaggio può essere anche avere queste informazioni e conoscere anche questi dati può essere importante per vendere, diciamo, una destinazione sotto questo punto di vista. E giusto per finire, per quanto riguarda l'offerta culturale,
sempre, in questo caso parlando di Madrid, farvi capire che, per esempio, il cartellone dei musical della città di Madrid, adesso durante questo mese, è niente meno che 17 produzioni, di cui 8 sono internazionali. Dunque è ovviamente un tipo di segmento che dovete tenere sempre. Fly, 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 flow, flow, fly, high, 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 low, low, fly, Joey, Fly, 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 flow, flow, fly, high, 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 low, low, fly, Joey, Buongiorno a tutti, sono Maurizio Facchin, Contracting Manager di Veratur. Buongiorno naturalmente a tutti quelli che ci stanno seguendo e grazie di nuovo all'Ufficio del Turismo Spagnolo per l'invito. Ieri sera pensavo al titolo di questo webinar perché la Spagna e il tema sembra complesso perché si presta, no, a molteplici e numerose, insomma, risposte. Poi in fondo la risposta sul perché la Spagna probabilmente è più semplice di quella che crediamo. Ieri la casualità ha voluto, tra l'altro, che vedessi un film su un emittente locale qui di Roma, il cui titolo è Brevi amori a Palma de Mallorca, una commedia divertente che poi stamattina, sbirciando su internet, ho visto essere del 1959. E perché mi lascia pensare, mi fa sorridere, a parte la commedia in sé, che era interpretata dagli altri da Alberto Sordi, perché nel 1959 già Maiorca, che può essere presa un po' a simbolo dell'industria turistica spagnola, già si raccontava nelle sue bellezze, nei suoi alberghi che cominciavano a fare scuola, i suoi scorci, le sue spiagge. Quel turismo che poi la Spagna negli anni, e parliamo del 1959, quindi di parecchi anni fa, io peraltro nascevo 10 anni dopo, quindi insomma, un bel po' di tempo fa, però ecco, in questo la Spagna ha saputo creare, mantenere, consolidare e credo rinnovare adeguatamente questa industria turistica. Un'industria che nel contempo ha valorizzato gli aspetti principali del paese Spagna, aspetti che conosciamo bene, che in qualche modo anche sono simili a quelli che abbiamo nel nostro paese, e quindi il turismo che Arturo citava prima, delle spiagge, il turismo storico, il turismo gastronomico. Tutti aspetti che in questo fanno della Spagna veramente una destinazione d'eccellenza. Veratur, nel suo personale percorso professionale, è molto legato alla Spagna, perché il fondatore, oggi presidente di Veratur, Carlo Pompili, nel 1976 era amministratore delegato di Viajes Ecuador Italia, una multinazionale con sede in Spagna, che ai tempi era un colosso straordinario, per poi nel 1990 assumere l'azionariato completo di Viajes Ecuador Italia per dare vita a Veratur. Oggi, dal 1990 al 2018, sono passati molti anni. Veratur ovviamente è cresciuta molto da questo punto di vista sul prodotto, sulla programmazione.
intreccia fortemente, affonda fortemente le sue origini proprio nella Spagna. Oggi in Spagna siamo presenti sulle isole Baleari e sulle isole Canarie. Le città e i tour che facevamo in giro per la Spagna, diciamo che il mercato ce li ha un po' sottratti perché sono cambiate, insomma, le vie di consumo per questi prodotti, per i tour operator. Però nelle Baleari, nelle Canarie, stiamo, credo, offrendo già da molti anni un prodotto di grande livello. E siamo presenti a Minorca, Mallorca, a Ibiza, Formentera, e Fuerteventura, Tenerife e Lanzarote per le Canarie. E a Minorca, cito i nostri villaggi, sono otto su una programmazione che, in Spagna, otto intendo, su una programmazione che ha 40 e saranno di più nel 2019 villaggi. Oggi siamo identificati sul mercato con il brand Vera Club, che è il nostro punto di forza. L'aver creato un prodotto unico, veramente un club italiano con un'ospitalità, un'animazione, un'assistenza, un made in Italy che in Spagna, per esempio, si incrocia benissimo anche con il gusto della cucina locale. E la nostra forza quindi si è sviluppata in Spagna con hotel con cui collaboriamo da molto tempo, con catene alberghiere di assoluto valore, Gruppo Hotel, H10, Alexandre Hotels, Hippo Hotels, catene con cui siamo orgogliosi di lavorare e che da molti anni collaborano con noi. Dicevamo delle destinazioni. Sulle Baleari a Minorca siamo presenti con due villaggi, il Vera Club Menorca in particolare, di cui abbiamo una slide, che è il nostro cavallo di battaglia da molti anni. Eccolo qui, perfetto. Che peraltro durante questo inverno completerà il suo lavoro di ristrutturazione. Il prossimo anno lo presenteremo totalmente ristrutturato, un vero gioiello che vi invito a scoprire. Sempre a Minorca abbiamo il Vera Club a Sagaleta, che è una struttura più semplice, ma ugualmente posizionata direttamente sul mare, sempre appartamenti, come nel caso della Vera Club Minorca. E ovviamente sono villaggi che sfruttano la bellezza eccezionale delle spiagge di Minorca, che sono tantissime, e credetemi, una più bella dell'altra. A Ibiza siamo presenti con un villaggio nella baia di Cala San Vicente, una baia non perché siamo Grazie. lì, sì, ma è veramente secondo me, una delle più belle in assoluto, dimostrando che a Ibiza si può e si deve far conoscere l'isola anche spingendo il turismo familiare. Ibiza non è solamente quella della fama internazionalmente riconosciuta per il divertimento, per le discoteche, ma è un'isola dove si può trovare anche tranquillità e ci sono delle baie eccezionali. Questa del Vera Club Ibiza, Cala San Vicente, è uno spettacolo veramente da vedere. A Palma, a Mallorca, che citavamo prima riguardo il film di ieri sera, è un hotel che si trova a Santa Ponsa, nel centro cittadino della località, comodissimo perché si trova quindi a pochi passi da tutti i principali negozi, locali, ristoranti della località, con il vantaggio di avere la spiaggia omonima davanti alla struttura. Quindi, una spiaggia molto bella quella di dimenticavo su Formentera, che in qualche modo è legata a Ibiza che per la vicinanza, in 30 minuti di traghetto da Ibiza arriviamo a Formentera, e Formentera credo che sia uno dei posti, dal punto di vista delle spiagge, del mare, per le più sensazionali che ci siano nel Mediterraneo. Gli italiani qui si trovano meravigliosamente. Il nostro hotel, l'hotel Roca Beglia, è un hotel che attira ogni anno molti clienti, anche repeaters, che apprezzano sia la struttura che evidentemente le bellezze delle spiagge di Formentera. Questo per ciò che riguarda le Baleari. Per ciò che riguarda invece le Isole Canarie, Fuerteventura è il nostro fiore all'occhiello con il Vera Club H10 Tindaya di Costa Calma, prodotto d'eccellenza direttamente sulla spiaggia, che
ci ha dato e continua a darci sempre grandi soddisfazioni. A Tenerife e Lanzarote siamo presenti invece con due strutture Vera Resort, che sono delle formule un po' più light rispetto al Vera Club, ma sempre garantendo l'italianità nell'animazione, nella cucina, che è un po' il marchio di fabbrica dei nostri prodotti. A Tenerife siamo con l'Hotel Gala nella località di Playa de las Americas, che sappiamo essere una delle più belle e soleggiate di Tenerife, un'isola che merita assolutamente di essere scoperta, e questo vale un po' per tutte le isole della Spagna. Al di là della comodità del villaggio, invitiamo sempre i clienti a conoscere e a visitare le isole in cui si trovano. E in ultimo, Lanzarote, che ho lasciato per ultimo, ma secondo me è la mia preferita, perché credo che sia l'isola delle Canarie più originale e più bella in assoluta, con le sue spiagge, i suoi paesaggi vulcanici, le sue casette bianche. E forse nel mercato italiano Lanzarote meriterebbe una maggiore considerazione, perché in qualche modo rispetto al traffico di Fuerteventura e Tenerife risulta sempre un po' più indietro. Però ve la consiglio: il nostro vero resort alla Cheria è vicino al paese di Puerto del Carmen, quindi in una zona estremamente viva, che può essere un ottimo punto di partenza per scoprire l'isola in libertà. Tutti questi prodotti ovviamente sono prenotabili tramite il nostro centro prenotazioni o direttamente online sul nostro sito veratour.it. Lo ricordo, anche se gli agenti di viaggio questo lo sanno bene, ci hanno sempre premiato, il nostro canale, unico canale di vendita, rimane quello delle agenzie di viaggio. Per noi è un rapporto con le agenzie e con gli agenti di viaggio veramente sanguigno, che contiamo di sviluppare ulteriormente e di consolidare sempre di più col passare del tempo. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento. Lascio la parola ad Arturo. Okay. Adesso Elia Salvini di Paradores de Turismo farà la sua presentazione. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, spero mi sentiate bene, visto che ho letto che c'erano un po' di problemi di audio. Dunque, io appunto mi chiamo Elia Salvini, sono la persona responsabile del mercato italiano qui a Paradores e prima di cominciare vorrei ovviamente ringraziare l'Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma per averci offerto questa possibilità. È ovviamente un vero piacere per noi essere qui e ovviamente parlare di Paradores. E, probabilmente molti di voi già conoscerete, parliamo di una catena alberghiera fondata nel 1928 e che quindi quest'anno celebra il 90° anniversario della sua nascita. Famoso per aver data vita soprattutto a una nuova vita a edifici storici come antichi castelli, palazzi, conventi e monasteri, riconvertendoli in strutture ricettive e alberghiere. Sono 97 in totale, dislocate su tutto il territorio spagnolo, includendo anche le isole Canarie. E a me, anzi a noi, piace dire che Paradores vende esperienze, non solamente stanze d'albergo. Per cui se avete clienti che davvero vogliono conoscere gli aspetti, diciamo così, più interessanti della cultura spagnola, sicuramente Paradores sarà il veicolo adatto. Ma
è l'antichità e la bellezza degli edifici e non sono le uniche caratteristiche dei Paradores, dato che è un altro aspetto da sottolineare sicuramente, in questo modo mi riallaccio un po' al discorso gastronomico, è appunto la gastronomia. Ma per quale motivo? Beh, è molto semplice. Paradores nasce con lo scopo di compiere tre obiettivi fondamentali, che sono preservare il patrimonio storico della Spagna, dare un impulso economico ad aree sottosviluppate e promuovere il turismo sia nazionale che internazionale. In quest'ottica la gastronomia ricopre un ruolo fondamentale sia per la promozione turistica in generale e l'indotto che genera, che per trasmettere tradizioni e storia della cultura di un popolo appunto come quello. Per questo motivo Paradores recupera antiche ricette regionali della tradizione spagnola, preparate utilizzando prodotti rigorosamente locali, ma in tanti casi li ripresenta anche in una, diciamo così, modalità fusion, dato che sapete che oggi come oggi la cucina sta diventando sempre più, tra Hay virgolette, espacios en los que el tiempo la pasa quale de appunto, otra diciamo, manera. la cucina fusion di Paradores. Antichi sapori si fondono con le ultime tendenze culinarie per Lugares offrire singulares appunto en los que el una pasado, el proposta presente y el gastronomica futuro sempre attuale suceden a la vez. Son quindi los paradores. credo possiamo affermare con Nadie tiene más tranquillità che pasado. i Paradores Nadie sono tiene más una presente. ricetta Nadie tiene más futuro. Y todo, presente, futuro y quindi pasado, invito es sinceramente a tuyo. provare la Porque en avendo fatto Paradores una tu eres el presentazione dueño del tiempo. mi sono accorto una volta che i Puedes Paradores hacer que sono el una reloj se ricetta che detenga. abbiamo tutti O che la noche gire más rápida. Sumérgete en el futuro. Vuelve a tu origen. No te preocupes, este café no se enfriará. Nunca. Aquí el tiempo es distinto. Tiempo es Adesso tuyo. vi lascerei a un video che sicuramente Hoy saprete celebramos molto 90 años siendo tradición y futuro. interessante, o Y meglio, lo hacemos sabiendo que estos 90 capaci di años son tan comprendere meglio solo el le principio. limitazioni dei Paradores. Grazie mille. Hay espacios en los que el Io tiempo pasa de otra volevo manera. ringraziare tutti i partecipanti, volevo ovviamente anche Lugares ringraziare singulares en los que i el nostri pasado, el presente y relatori, el Susanna futuro Ciaccovelli suceden a la di vez. Vueling, Maurizio Facundi Son los Peratur e paradores. anche Lia Salvini di Paradores che da Madrid si Nadie tiene más sono collegati e pasado. hanno cercato di Nadie tiene spiegare más in poco presente. tempo perché Nadie tiene noi más abbiamo futuro. voluto che questa Y serie di todo, webinar presente, futuro y pasado, es siano così tuyo. brevi in modo che anche voi, agenti di viaggio, eventualmente Porque en poi paradores tú eres el dueño del potete tiempo. anche approfondire su certi Puedes hacer que el argomenti. reloj se detenga Adesso, proprio per questo, o che vogliamo la noche aprire gire un más giro di rápida. domande se avete qualche domanda che possiamo Sumérgete en el futuro. rispondere Vuelve a tu qui, origen. altrimenti se avete altre No te domande da preocupes, este rivolgere café ai no se nostri enfriará. invitati oppure all'ufficio del Nunca. turismo, Aquí el tiempo es tramite appunto distinto. ADV Training Aquí ce le el faranno tiempo es arrivare tuyo. e noi cercheremo di darvi risposta Hoy e darvi celebramos tutte le 90 años informazioni siendo che tradición futuro. interessano. Io Y adesso lo lascio la hacemos parola a sabiendo que Sabrina estos 90 che lei años penso son che tan solo el principio. riuscirà a gestire le domande. Grazie, grazie a tutti. Nunca habíamos sido tan jóvenes. Allora, Porque en intanto ci Paradores sono el già tiempo arrivate due pasa de otra domande. La manera. prima di Tiziana Hoy per celebramos 90 Susanna años muy che singulares. chiede se è previsto per il 2019 un incremento degli operativi dall'Italia verso la Spagna. Mi chiedono in particolare su destinazioni come Bilbao. Su destinazioni, guardi, noi siamo proprio adesso stiamo con la programmazione dell'estate 2019. C'è l'intenzione, diciamo, di incrementare, di un incremento, solo che in questo momento ancora non stiamo ancora definendo, diciamo, l'incremento di frequenze.
Quindi appena ce l'abbiamo, che stiamo parlando di un paio di settimane massimo, già lanceremo diciamo tutto il programma e potrò darle esattamente le date. Però sì, l'intenzione è questa. Ok, e un'altra domanda invece, se non può saperlo perché sarà effettivamente una cosa eventualmente futura, se pensa, che sarà mai inserito un operativo Roma-Cordoba? Roma Cordova. Beh, io me lo appunto, Roma Cordova. Esatto, per me va bene. me lo appunto. Esatto. E io penso che allora la nostra ovviamente intenzione è, come abbiamo fatto ogni anno è incrementare, diciamo, quelle e anche consolidare così che la programmazione sia durante l'anno anche più diciamo, non solo in peak season dell'estate. E valutiamo, diciamo, tutte le possibilità di destinazioni in Spagna. Quindi io me lo appunto e anche questo, se ci dovesse essere, vi informo. D'accordo. E ho invece una domanda per Elias di Paradores. Mi chiedono più che una domanda, se puoi precisare qualche nome di alcune tra le strutture più belle di Paradores. Anzi, io in questo senso, scusami Elias, volevo ricordare che potete scaricare adesso la mappa con tutta l'offerta di Paradores in Spagna. Giusto Sabrina, in questo quadro. Sì, sopra il contenitore della chat c'è il contenitore file dal quale potrete scaricare i PDF. Le persone che non riescono a scaricarli possono mandarmi un'email e le invierò io senza problemi. E, allora, io sto leggendo nella chat e non ci sono altre domande, Arturo. Ok, allora no, Quindi io... Sì, prego. allora semplicemente Mi verrebbe da dire volevo un tutti e po' a tutti 97, ringraziare personalmente, ancora i ma diciamo che partecipanti, tra le località ringraziare ancora più i famose relatori sicuramente e c'è da darvi ricordare appuntamento. Sì, Granada, questa è stata diciamo Toledo, il nostro Ronda, primo webinar per Carmona, introdurre solo per citare diciamo successivi. così, Allora, il prossimo quindi fra i appuntamento più sarà il famosi in 31 località ottobre che per magari parlare potrebbero di essere Valencia, tra le più solo popolari della anche in destinazione Italia. Valencia, che è una destinazione molto amata Insisto, degli i italiani. Paradores sono E davvero tanti, successivamente secondo me sono abbiamo davvero altre tutti due date, molto una il molto 21 belli da novembre, visitare. dove si parlerà dei E Paesi Baschi, sappiate e che anche nelle chiuderemo città nel patrimonio 2018 con la dell'umanità data in del Spagna 12 c'è dicembre sempre un per parlare Paradores. della Una destinazione Malibu in praticamente che chiave le località più famose turismo in Spagna urbano. hanno sempre la possibilità di E dunque vi offrirmi un soggiorno ringrazio nei Paradores. e vi salutiamo. Buona giornata e buon lavoro a tutti.